Riprendendo campione italiano di categoria. La macchina, la Smart è esatto. Paradiso Group. Paradiso Group, ok. La prima volta negli slalom, la differenza con la pista. Ciao Mario! Stranamente è stato più semplice, per me mi sono trovato molto a mio agio, ho girato bene. In pista c'erano tante macchine, la difficoltà è quella, però è stata una grande esperienza da riprovare. L'uscita dalle birillate con una macchina elettrica rispetto a una con motore termico, senti la spinta, perché la botta proprio, essendo una progressione di giri motore, tutto subito senti il calcio. Bene, grazie per queste tue impressioni. Posso, vorrei fare delle scuse a un mio amico che mi sta odiando. Non mi odiare, ti voglio bene. Va bene, grazie, esatto. Ciao. Vorrei dire fino a me il responsabile della Smart Cup, Andrea Sellani, è andato via Matteo Longo arriva. Intanto ci sono i piloti ufficiali della Smart Cup, quindi incominciamo questa premiazione semi-ufficiale con le auto elettriche, quindi i tre piloti della Smart Cup. Potete venire, Riccardo Longo, Emilia Covello, Michela Puntadieri, Vincenzo. Allora, grazie ragazzi per essere stati qui ad Altomonte. Le auto elettriche è stata una novità
non solo per Alto Monte ma a livello nazionale. Io vi posso garantire che il presidente della commissione Slalom, con il quale ci siamo interfacciati in questi giorni, è stato contentissimo della nostra iniziativa. Siamo riusciti a portare le auto elettriche su strada, che non è una cosa facile. Spero che vi siete divertiti. Dicendo la parola per sapere, soprattutto a te Riccardo, dalla pista alla strada come ci si sente a correre non più in autodromo ma su strada. Devo dire che è stata un'esperienza molto emozionante, le sensazioni sono diverse, lo stile di piede è diverso e le prove sono diverse, però è stato molto emozionante, la parola è emozionante. Ok, Emilio non vuole parlare. Okay. Emilio ci dirà, vieni, ci dirà la differenza di spinta tra il motore termico e il motore elettrico. Qual è la differenza? A parte che sappiamo che ti piace il motore termico, però vogliamo sapere da te la sensazione di spinta del motore elettrico in città, quale velocità. Non c'è niente da aggiungere. È una botta proprio, non c'è bisogno che si salgano i giri. Ecco bene. Comunque ad arrivare ad un secondo dal campione italiano penso che mi sono divertita abbastanza. Perfetto, ripasso la parola a Massimo. Ok, intanto visto che è arrivato qui è in prima fila che fa le foto Matteo Longo, oltre ad essere il papà di Riccardo, mi è stato molto vicino in questi giorni per portare le auto elettriche qui ad Alto Monte. Per ringraziarlo la voglio qui vicino a me e gli cedo anche la parola, perché sicuramente per lui sarà stata un'esperienza anche lui diversa rispetto alle piste. Dalle piste è ritornato su strada, perché io Matteo l'ho conosciuto come pilota di salita e ci siamo ritrovati in questo mondo delle smart elettriche. Prego, la parola a te Matteo. Grazie a tutti, grazie anche a Nina che sono riusciti a portarci di nuovo in gara in salita. Noi siamo purtroppo i ragazzi corrono in pista e le gare in salita le avevamo abbandonate. Con grande gioia ho rincontrato tutti gli amici delle corse degli anni 90 e fantastica l'organizzazione, fantastica la location, è stato un piacere per noi partecipare, anche perché il ragazzo del campionato italiano rappresenta la Calabria sia come sponsor sia come cittadino della Calabria. Grazie a tutti per aver partecipato, vi ripasso Massimo, grazie. Ok, grazie, con voi ci vediamo alla premiazione ufficiale, ci vediamo dopo. Inviterei sul podio direttamente scendendo dalla vettura e venendo a ritirare la coppa sul podio. Seconda classificata alla prima uscita nella vettura elettrica Emilia Covello, scuderia Cosenza Corse. Un grosso applauso per Emilia Covello, una lady al volante, sempre presente nelle nostre manifestazioni, un grande di cuore perché questa gara l'ha fortemente voluta. Sappiamo che in questi giorni purtroppo ha avuto un lutto in famiglia e penso che questa coppa te la meriti tutta. Un applauso. Primo classificato della categoria Smart E-Cup, Riccardo Longo, campione italiano in carica della Smart E-Cup. Lui corre in pista, è tenuto all'Alto Monte, ha corso su strada e ha vinto pure su strada.
Bravo Riccardo, complimenti ancora. Bravo. Questo è un omaggio del comune di Altomonte.